llamamos la movilidad interna de la metrópoli y la accesibilidad de la metrópoli al exterior. Quindi il primo fattore è la parte della mobilità, del trasporto, quindi degli abitanti di Bilbao verso l'esterno della città e quelle persone che abitavano fuori Bilbao che avessero anche una facilità di accesso alla città. Las infraestructuras. Quindi le infrastrutture di trasporto. Puerto, aeropuerto, il porto, l'aeroporto, la metro, il tranvia. E dovevano diversificare l'economia. Un pedacito de esa diversificación queríamos también. Quindi volevano anche che una fetta di questa diversificazione dell'economia della città ce l'avesse anche il turismo. Pero cuando se dice turismo se dicen muchas cosas. Ma quando si dice turismo si dicono tante cose. Turismo de sol y playa. Turismo di sole e spiaggia. De sitios arqueológicos históricos. Quindi siti storici archeologici. Turismo de naturaleza. Turismo di natura o green. Turismo sanitario, turismo religioso. Turismo del sanitario, religioso. Da un'industria in declino alla competitività nei servizi. Da un ambiente in degrado all'eccellenza urbanistica. Da un passato ombroso al futuro più splendente. Bilbao, la trasformazione affascinante. All'inizio degli anni Ottanta, Bilbao vive una fortissima crisi industriale. A cui si aggiunge la grande alluvione del 1983. La città tocca il fondo. Sono gli antecedenti del cambiamento. Bilbao affronta la sua rinascita avviando la modernizzazione dei suoi mezzi di trasporto. Si crea un nuovo porto esterno, si costruisce la fantastica metropolitana di Bilbao, opera di Norman Foster, il tram, il nuovo aeroporto di Bilbao diventa una realtà su progetto di Santiago Calatrava.